Sì, la banda cittadina Giovanni Legrenzi di Clusone vuole ricordare il maestro André Legrenzi a quasi un anno dall'improvvisa scomparsa. Lo facciamo con un concerto perché tramite proprio la musica, nei suoi diversi stili e generi, vogliamo raccontare un pezzo della nostra storia. Storia di una banda abilmente trasformata dalle mani di un uomo che con la sua passione, con la sua vita, ha cambiato radicalmente il modo di insegnare e fare musica a Clusone e non solo. André Legrenzi, diplomato in clarinetto al Conservatorio di Bergamo sotto la guida del maestro Tassis, prese in mano quella che era una tipica banda di paese nei primi anni 70 e iniziò a reimpostare completamente il modo di insegnare musica, una didattica più moderna, degli insegnanti diplomati per ogni strumento e ogni ragazzo seguito scrupolosamente da lui stesso con tanta passione. Fu indubbiamente la grande svolta che nel giro di pochi anni alzò il livello della banda di Clusone, permettendo così alle Grenzi di proporre nuove sfide e stili più moderni. Dalle tipiche trascrizioni per banda di musica classica, opera, operette, la banda iniziò a interpretare colonne sonore di film, swing e jazz, stile che incoronò proprio la sua carriera di direttore nel 1988 con il progetto per banda e solisti Sorgente Sonora, in collaborazione con Clusone Jazz, che portò addirittura la banda Giovanni Legrenzi di Clusone sui palchi di diversi festival jazz internazionali. Proprio il compositore Eugenio Colombo e il batterista Ettore Fioravanti, in ricordo dell'amicizia maturata in quegli anni, saranno con noi sul palco al concerto per rivivere, per suonare ancora con noi alcuni brani di quello storico disco. La banda di oggi, ricca di giovani, moderna, composta da ragazzi che addirittura hanno fatto della musica una loro professione, è davvero il risultato del lavoro ora dopo ora nelle lunghissime giornate passate in sede dal professor Legrenzi. Una vita, peraltro, tra lavoro come insegnante nelle scuole medie e i pomeriggi alla scuola di musica passata in mezzo a ragazzi e adolescenti, con grandissime soddisfazioni, anche con delusioni dei facili abbandoni. Certo che è impressionante pensare quanti ragazzi di Clusone abbiano studiato con lui musica e in quanti sia riuscito a far scaturire una passione, a far maturare un talento. Insomma, è davvero difficile esprimere in poche parole quanto il maestro André Legrenzi sia stato un dono per la nostra comunità. Noi ci proviamo a farlo con la musica e siamo sicuri che lui gradirà. Vi aspettiamo quindi sabato 30 maggio alle ore 21 presso il Teatro Monsignor Tomasini di Clusone. Naturalmente ingresso libero.